Ciao! Sapevi che il dottor Masaru Emoto, un ricercatore giapponese, ha studiato l'impatto delle parole e delle intenzioni sull'acqua? Dopo averne studiato il motivo geometrico, ha iniziato ad esporre l'acqua a diverse vibrazioni, osservandone il cambiamento. In base alle vibrazioni di parole di odio, di amore o di musica, l'acqua cambiava la sua struttura. Usando parole come amore, gratitudine, ti amo, pace, l'acqua assumeva una forma armonica. Usando parole come cattiveria, mi disgusti, parole di odio, l'acqua assumeva una forma caotica. Questo è un altro esempio con parole positive. Per questo si dice che l'acqua ha memoria. Anche noi siamo composti principalmente d'acqua e le nostre parole sono vibrazioni. Se parliamo all'acqua, questa si carica del loro significato e ne mantiene la memoria, trasformandosi così in acqua informata o acqua coerente. Come si prepara l'acqua informata? Adesso vi faccio vedere. Scrivi un biglietto con le tue intenzioni, riempi un bicchiere d'acqua e poggialo su. In questo modo l'acqua inizierà ad assumere la struttura della nuova informazione. Puoi creare la tua acqua informata come preferisci, per amarti di più, per acquisire più consapevolezza, per essere più sicura di te e ovviamente puoi anche magari circondare il bicchiere con i tuoi cristalli preferiti. Ricorda di coprire il bicchiere con un pezzetto di carta, dopo 48 ore puoi bere la tua acqua informata. Fatemi sapere se avete già fatto questo esperimento, se non lo avete fatto, se lo avete fatto com'è andata e non dimenticate di seguirmi per i prossimi video.